Salve, care amiche ed amici. Stavo per uscire, ma faccio questo breve video di quello che mi è successo questo pomeriggio. Beh, adesso sono le 5:05:20. Faccio questo video prima che venga notte. Ma mi siedo un po' e vi parlo. Eccoci qua con il nostro Nokia Asha 302. Dicevo, alle 3:30, 4, dopo tanto tempo che non c'entravo nel mio account di Facebook, credo Gabriele Ezechiel, forse una settimana, forse meno che non entravo, che non accedevo all'account, accedo all'account. Lì di nuovo il tormentone che erano mesi che non succedeva o anni, che vogliono verificare l'identità perché hanno paura che sia un bot, che un CCT, insomma, e ti fanno il test di riconoscere i tuoi contatti. Ma io dico che necessariamente solo se è un account finto uno non riconosce i contatti. Ma io c'ho 1000 contatti perché il mio account di Facebook è del 2010, anzi, forse di prima, quindi in più di 5 o 6 anni, e ho molti contatti, anche perché molti sono stati i profili che hanno richiesto di diventare contatti miei. Pensa se mi devo ricordare il nome di tutti. Poi un'altra cosa. Che vado a compilare il campo, però non funziona il bottone Enter, c'è soltanto quello accanto continua. Quindi se tu mi scrivi e metti continua, ti dà come errore e quindi una chance meno. Una chance sbagliata, vabbè, ma una chance giusta, magari dopo toppi. Quindi c'è la trappola. Chiedono il nome di un determinato contatto e non puoi mettere enter. Schiaccio enter nel computer e non succede nulla. Allora esco fuori, rientro e il bottone di enter del test non funziona. A parte il fatto che vorrei sapere da qualcuno di voi se c'è un modo di rimediare a questo. Ma Facebook rompe un po' i coglioni. Dal 2010 non ho mai avuto nessun problema con Google Plus, non mi ha mai fatto nessuna comprovazione d'usuario, nessun test stupido. Invece Facebook va dritto a una cosa, perché io già avevo fatto la verifica di usuario, di utente, la certificazione, no? Che ti mettono un V accanto verde, che ti chiedono il cellulare, e io gli avevo dato il numero. Poi però ti chiedono anche i documenti e lì inizia a essere seria la cosa, perché finché mi chiedono il numero della mia linea cellulare prepaga glielo do, ma poi vogliono anche il documento. A parte che non so in che modo gli posso far pervenire il mio documento, ma non voglio neanche. Allora io dico, vale la pena restare in Facebook? E questo è un qualche cosa che dico a tutte e tutti voi che mi seguite, già mi avete visto più di 123.000 volte in tutti, fra tutti i video. Vale la pena rimanere in Facebook perché ti trattino in questo modo, che non credono che tu esisti e ti vogliono fare 1000 verificazioni, quando questo non succede con Google Plus? Non succede con Twitter, a me non mi è mai successo, e non succede neanche con Instagram. Vabbè, come dire, ognuno ha i mezzi sociali che si merita. Se uno accetta questi soprusi da Facebook e ci rimane, vuol dire che gli piace.
A me questi ostacoli che ti mette Facebook mi rattristano, mi sconsolano, anche perché uno si affeziona al proprio conto. Non che sia di vitale importanza per me avere Facebook. Ultimamente quasi non lo usavo più. Ci attualizzo solo le mie pubblicazioni di YouTube. Però uno si affeziona e poi rimane qualcosa di tuo. È ingiusto che te lo tolgano così, con queste sottigliezze, questi cavilli burocratici, queste bassezze, per avere informazione personale, perché non lo fanno per un altro motivo. Infatti, tollerano gli spam, tollerano incluso i messaggi offensivi. C'è molto nudo, molto pornografia in Facebook. C'è di tutto. Anche cose terroristiche, però se la prendono con l'utente che non può verificare la sua identità e poi ti iniziano a chiedere documento, carta di credito, numero del cellulare, indirizzo, codice postale, fatturazione, IVA, qualche bolletta della luce, del gas. Devono incrociare dati. Ma chi sono loro? Un ente governativo che deve incrociare dati? Ma come mai la maggior parte dei servizi che ti danno posta elettronica e altre cose non ti chiedono tanta informazione come Facebook? È strano. Perché violano tanto la privacy? Per ridarti il tuo account quando prima funzionava bene. E quindi, come dire, Facebook peggiora ogni giorno. Poi è una cosa chiusa. Io vedo che ci sono molti più vantaggi a stare in Google Plus che non in Facebook, e che non ti penalizzano se gli manca informazione a loro, chiudendoti l'account, cancellandolo. A volte cancellano arbitrariamente un account. Diciamo che ci rimarrei molto male, perché ci ho lavorato più di 6 anni al mio account di Facebook, Gabriele Zecchiel. Però non è che ho avuto molto seguito, certo, 1.000 iscritti, però sono convinto che quasi nessuno mi seguisse. E poi i like che i miei post ricevevano erano di 1, 3, 4. Nulla di più. Quindi voglio dire, quasi nessuno mi ha letto. Non posso dire che, ecco, io voglio immaginare se una persona c'ha decine di migliaia di fans o centinaia di migliaia di fans in Facebook e gli chiedono la verifica di usuario facendogli riconoscere degli iscritti. Ecco, uno che c'ha 100.000 iscritti o 10.000 iscritti, come se li fa a ricordare tutti? Allora ti cancellano l'utenza. Poi magari non la puoi riaprire con lo stesso IP o con lo stesso email. Quindi ti scocciano. Perché ti scocciano così? Ti scocciano così per un semplice fatto. Innanzitutto perché vogliono dei dati il più veritieri possibili, perché vogliono vendere la tua informazione. Cosa che per il momento non fanno in Google Plus, perché in Google Plus loro vogliono vendere a te informazione. E poi un'altra cosa, che Facebook è rimasto sempre più ristretto agli iscritti. Allora, se tu vuoi che tutti gli altri di Facebook, visto che tutti si fanno i cazzi loro in Facebook, vedano i tuoi post ogni volta. Per esempio, che io in un gruppo o in una pagina pubblico un'informazione, Facebook mi faceva prevenire il messaggio: vuoi pubblicizzare questo post, vuoi pubblicizzare questa foto, questo video? E ti offrono un tariffario. Se paghi 1 euro, 10 euro, 100 euro, quante più persone puoi raggiungere? 200.000, 2 milioni? Per esempio, le pagine e i gruppi di Facebook hanno fini commerciali, per diffondere il proprio commercio.
ma io ho aperto delle pagine dei gruppi in Facebook senza voler fare nulla di commerciale, solo per esporre le mie idee. In Facebook tutto è commerciale. Allora, loro non tollerano che l'informazione non sia corretta al 100% circa di un profilo, e poi vogliono che uno, quando si iscrive in Facebook per diffondere qualsiasi cazzata pubblichi, come quelle che a volte pubblico io, che solo per comunicare ai miei amici, loro vogliono che perché tu la possa diffondere tu gli paghi dei dollari all'ora. Allora te le diffondono fra tutti gli iscritti. Ma vabbè, ma per diffondere qualche cappellata, qualche battuta, qualche moto di spirito devo pure pagare. Ciappa qua che ti pago, dai. E infatti con questo video voglio dirvi a tutte e tutti voi, se ancora non l'avete capito, che se non mi vedete più in Facebook, sempre se mi seguivate in Facebook, non fa niente, non me ne frega, io non certifico più nulla. Mi hanno rotto il cazzo questi qua, a forza di chiedere certificazione, certificazione di utente, non si fidano che sei tu, non si fidano che sei tu. E un giorno che dovevi entrare per vedere se ricevevi un messaggio, non puoi entrare perché la certificazione di utente attraverso il riconoscimento di iscritti, poi ti chiedono le mail, poi ti chiedono il documento, poi ti chiedono il numero del cellulare. Allora io basta, perché ho provato molti media, molti network, social group e queste cose qua. Per quanto riguarda il migliore fra tutti i gruppi sociali, c'è Google Plus, poi Instagram e infine non so, Twitter. Ma Facebook sta, per me, ha perso molta qualità con tutte queste comprovazioni di utenti, incluso i5. Beh, adesso scusatemi, mi stanno chiamando dal vivo, ci rivediamo dopo. Ha chiamato il telefono, drin, e io ho risposto. Ma adesso sto di nuovo con tutti voi, anzi adesso già si sta facendo scuro. Sono le 5:37, 17:37, e devo uscire. Poi chissà com'è venuto questo video. Ma io vi dicevo allora, perché è da oggi, dalle 3, dalle 4, questa devono verificare l'identità dell'usuario e ti fanno scegliere fra le foto dei tuoi contatti. E io ne ho 900, come Gabriele Ezechielli. Ma anche c'ho l'account Sant'Enchan di Facebook. Io non me li ricordo tutti, ma chi se li ricorda tutti? Ma addirittura quando mi ricordo chi è, non mi ricordo il nome, perché non so se ci avrò un Alzheimer precoce. Poi vado a mettere il nome e il bottoncino di enter non c'è, è grigio, c'è solo siguiente, avanti in blu. Allora se tu schiacci il bottoncino blu, pluf, hai risposto comunque male, perché devi mettere enter. Quindi sono anche dei figli di puttana, perché ti mettono la trappola, il tranello. Ma io dico, tratta bene i tuoi clienti. E con tutte le cose che ho detto prima, che loro vogliono venderti la tua identità, i tuoi dati personali, che loro vogliono venderti la pubblicazione, la propaganda dei tuoi post, incluso quando sono solo dei comunicati per i tuoi amici, ma loro dicono lo devi distribuire in gruppi, in aree geografiche, insomma loro vogliono soldi, quelli di Facebook. Quindi io mi trovo meglio con i5 e con Google Plus. Se non mi trovate più in Facebook come Gabriele Ezechielli o come Sant'Enchan, cercatemi in Google Plus. Io non starò più in Facebook, perché mi hanno rotto le palle con queste verifiche di usuario, che poi sono complicate, vogliono addirittura il documento, l'ultima bolletta dei servizi, il numero del cellulare, che ti richiamano, ti danno un codice, tutto un casino. Già l'ho fatto un anno, perché questo Gabriele Ezechielli di Facebook ce l'ho da prima del 2010, forse dal 2006, ma da 6 o da 8 anni.
No, di più. 2006, 2016, stiamo a 2015. Ho da 6 a ho da 9 anni. Oh, sono sempre io da 9 anni e mi rompono il cazzo con questo di verificare l'utente e scegli il nome delle immagini che ti facciamo vedere. Ma scegliti questa, gli dico io. Infatti, cerco nuovi gruppi sociali, nuovi media, no, reti sociali. Mi sembra che Google Plus è la migliore. Ti rompe meno la minchia. Vabbè, allora questo è stato il mio messaggio che mi sono un po' scacchiato. Scusate, magari se è risultato eccessivo. Allora, vi ringrazio di seguirmi. Gli ultimi video li ho fatti in bassa risoluzione perché li ho fatti e caricati direttamente con il mio Samsung Galaxy Yung 5360. Non ho il tablet perché dal centro tecnico dove mi hanno chiamato ieri o l'altro ieri per ritirarlo, l'ho lasciato ancora lì perché non l'avevano riparato bene del tutto. Avevano riparato i microfoni, però riesce a collegarsi il tablet al PC da scrittorio, ma non accetta i pendrive. Quindi è un casino, l'hanno riparato a metà, gli hanno messo la placca madre nuova, ma la placca madre funziona a metà, non si sa perché. Ma continuerò a fare dei video. Questo non lo caricherò in bassa risoluzione, ma gli darò formato 960x720. Beh, allora vi saluto. Ciao, grazie di seguirmi. Il vostro Sant'Enciano.